Ciao, io sono Leonardo. E io sono Matteo. E oggi intervisteremo Maria Vittoria Rava. Oggi parleremo del Goal 1 delle Nazioni Unite che riguarda la povertà zero. Che cosa si intende per povertà nel mondo? Lo chiediamo a Maria Vittoria Rava della Fondazione Rava. Ciao Matteo. È molto difficile e anche doloroso descrivere che cos'è la povertà, però ti posso dire questo. Distingo tra la povertà delle persone e la povertà dei paesi. Una persona si dice povera quando il suo reddito è troppo basso per poter acquistare quei beni essenziali che permettono a se stesso e alla propria famiglia di sopravvivere. Cosa vuol dire? Non hai i soldi per acquistare il cibo, per acquistare oppure affittare una casa, per procurarsi cure mediche e per mandare a scuola i propri figli. E poi c'è la povertà di un paese, non se ne parla forse tanto, ma ci sono paesi che sono così poveri, dove anche i ricchi sono poveri, perché non trovano questi beni essenziali. Sono i paesi del terzo mondo, i paesi dove non c'è acqua potabile, dove non c'è distribuzione di energia elettrica, dove non ci sono le strade, non ci sono i treni, le ferrovie, ecco, dove non ci sono le scuole. Quindi anche chi ha i soldi non può accedere a questi beni essenziali. E figuriamoci i poveri, sono ancora più poveri dei poveri che vivono in altri paesi. Quanta gente è povera? Purtroppo, nonostante l'impegno di tante persone nel mondo, sono ancora tantissime le persone povere. Sono oltre 900 milioni su circa 8 miliardi di abitanti del nostro pianeta Terra. Immaginatevi che però a causa di questa pandemia Covid ci sono 150 milioni di bambini in più poveri al mondo. Immaginatevi quindi come queste cifre, sulle quali già tante persone nel mondo sono impegnate a lavorare, stanno crescendo a causa di tutti i problemi che affliggono la Terra. E poi bisogna capire di che povertà parliamo, perché ci sono persone che non vengono neanche calcolate in questi numeri perché vivono nell'isolamento sociale, vivono in situazioni di prigionia, in situazioni di schiavitù, non esistono neanche all'anagrafe, cioè non hanno documenti. Ci sono per esempio bambini in Repubblica Dominicana che vengono chiamate le colombe, perché sono figli di schiavi e non vengono riconosciuti all'anagrafe. Pensate quindi che questo è un numero ufficiale, ma che sono molti, molti di più purtroppo le persone povere al mondo. Cosa stiamo già facendo per loro? Beh, io ti posso raccontare quello che sta facendo la Fondazione Francesca Rava da tanti anni, NPH nel mondo. Noi stiamo aiutando tantissime famiglie, tantissimi bambini, innanzitutto a sopravvivere. Quindi forniamo loro i beni essenziali, ma lo facciamo con una filosofia particolare che dovrebbe essere quella che serve a eliminare la povertà nel mondo, cioè attraverso l'empowerment. Si dice non dare solo il pesce da mangiare, ma la canna da pesca per pescare. Quindi noi ai nostri bambini, alle famiglie povere, diamo non solo il pane, ma insegniamo a fare il pane. Diamo non solo le case, ma insegniamo a fare i mattoni. Aiutiamo soltanto nei paesi dell'America Latina dove lavoriamo più di 1 milione di bambini e le loro famiglie a sopravvivere, ad andare a scuola e a ricevere le cure mediche. C'è tanto, tanto, tanto ancora da fare e nel mondo, grazie al cielo, ci sono tante organizzazioni, tante persone che si stanno impegnando per questo. Possiamo davvero sconfiggere la povertà nel mondo? Questa è una grande domanda e ti rispondo assolutamente sì. Però io la domanda la farei in un modo diverso. Io chiederei: vogliamo sconfiggere veramente la povertà nel mondo? Perché è quello che dico sempre anche ai miei figli: volere è potere. Se si vuole una cosa, la si può fare. Vi è mai capitato di cercare di svitare una bottiglia, il tappo di una bottiglia, e non ci riuscite? E dite: mamma, papà, mi potete aiutare? Ecco, provate in quel momento a pensare: ma io voglio veramente farlo, metteteci quel pizzico di forza in più e ce la farete. Ecco, quindi sì, si può fare, ma devono volerlo tutti, a tutti i livelli. Devono volerlo i bambini, devono volerlo i genitori, devono volerlo i governanti, devono volerlo gli insegnanti. Tutti devono voler sconfiggere la povertà nel mondo. E nel mio piccolo vi posso dire che questo io lo sperimento tutti i giorni, perché vivo la povertà di tanti bambini e tante persone che arrivano magari ai nostri ospedali in Haiti veramente con un pizzico di vita. E tu diresti: ma che cosa posso fare? Posso veramente migliorare la povertà di questo bambino? Bene, lo curi, poi gli dai da mangiare, esce dall'ospedale, dà la possibilità di andare a scuola e poi diventa un ingegnere, un medico, un avvocato, diventa un politico e cambia la sua vita, ma anche la vita di tutte le persone che gli stanno intorno. Quindi sì, dobbiamo volerlo tutti. Quale augurio può fare ai ragazzi di oggi?
Beh, l'augurio più grande che vi posso fare e anche l'incoraggiamento, siate motori di cambiamento, anche nella vita vostra, nelle vostre case, nelle vostre famiglie, a scuola. Vivete in modo responsabile. Che cosa vuol dire? Occuparsi anche degli altri, sentire, fermarsi e sentire il proprio cuore che batte e guardarsi intorno, ascoltare, guardare con gli occhi veramente, soffermarvi. E così vi renderete conto che è facile aiutare ed è facile cambiare. E quando lo farete e sarete motore di cambiamento, vedrete le cose migliorare anche per voi. È come quando fate una merenda con i vostri amici, quando vi vedete a una festa. Se manca un amico perché sta male, non è la stessa festa, non è la stessa gioia. Fino a quando nel mondo ci saranno persone che soffrono perché sono in povertà, non sarà mai neanche una festa per voi. E quindi siate responsabili, agite con il cuore e siate motore di cambiamento. Ciao Maria Vittoria, grazie. Al prossimo video. Ciao. Ciao.